atterrano, perché mi ha molto incuriosito un film che hanno realizzato due giovani, uno un produttore indipendente e l'altro è un regista, l'altro è un artista, un musicista, adesso lo presenteremo meglio, di San Filippo del Mela, in provincia di Messina, che si sono cimentati in un film ambientato nel 1944. Cioè, è difficile intanto fare un film di finzione, poi realizzarlo in costume, e quindi ci faremo raccontare da loro questi 150 costumi che hanno realizzato le sarte messinesi e di paese per questo film, quindi un coinvolgimento corale. Il film deve ancora essere presentato, mi ha molto incuriosito, e quindi oggi proporremo sia il backstage che il trailer. Tra l'altro un film che ha richiesto un lungo Eh lavoro, oltre che faticoso, sì. grandissimi coinvolgimenti, quindi ci faremo raccontare tutti questi dettagli. Possiamo controllare se funziona il collegamento e Magari. poi li presentiamo, ufficialmente in FM. Dovrebbero essere, eccoli, Federico Maio e Carmelo Cambria. Ci Buongiorno sentite? ragazzi. Ciao. Buongiorno, io sento voi. Perfettamente. Buongiorno, sì. Ok, vi sentiamo Sì, io sento entrambi. bene. Quindi 3 secondi e vi presentiamo ufficialmente. Dateci 3 secondi. Ed eccoci rientrati su Radio INI, Ivan Cinardi ed Eliana Chiavetta, come ogni martedì, di quelli però normali, con Open Day Cinema. E allora ecco che raccontiamo un cinema decisamente made in Sicily. Sono collegati con noi in diretta Facebook, quindi possono vederli anche nella nostra diretta e ci piace molto immaginare la diretta in mondovisione. Non sto esagerando perché comunque abbiamo i nostri ascolti anche dall'America. Federico Maio e Carmelo Cambria. Ben arrivati su Radio In. Ciao a tutti. Buongiorno, ciao. E grazie ragazzi per aver accolto il nostro invito per parlare di questo progetto ambizioso, coraggioso. Voglio mettere tanti aggettivi perché veramente mi ha molto preso e mi ha entusiasmato. Saluto anche la vostra addetta stampa, Nadia Maio. E quindi ragazzi, adesso rientreremo in FM. Eliana, Siamo già in siamo. Ah, FM. ok. Un attimo di Benvenuti confusione. ragazzi. Allora, Grazie, ciao a tutti. raccontateci 2000 passi. 2000 passi. Sì. Esatto, in dialetto, diciamo. Vabbè, Esatto. lascio la parola a Federico, che sicuramente ve lo racconterà meglio tutto il film, visto che l'ha scritto e diretto lui stesso. Vai Vai, Fede. Federico. 2000 passi, che sbaglio pure io. 2000 passi è questa storia, appunto, tra virgolette, dei nostri nonni, molto romanzata, come dico sempre, perché comunque a noi ci piace anche mettere del nostro, fare un po' di, diciamo, dare quel tocco artistico anche alla storia, perché se fosse un, cioè, noi non vogliamo fare documentari, vogliamo fare comunque film che presentino un messaggio e diano un racconto. Questa storia, appunto, di questi soldati che scappano diciamo, dalla Repubblica di Salò e cominciano a camminare a piedi per provare a tornare a casa, perché appunto non sapremo se torneranno. In questo viaggio ne succederanno di tutti i colori, tra cui appunto l'incontro con una ebrea. Diciamo il tentato salvataggio. Dopodiché, cioè, durante questa storia in Sicilia ci sarà appunto tutti i parenti, gli amici che aspettano, la ragazza di uno dei soldati verrà circuita da un signorotto. Questo è un po' Allora, fra pochi minuti dal vedremo. signorotto del paese, Eh sì. diciamo. Carmelo, fra pochi minuti vedremo sia il trailer che Sì. il backstage, quindi Da dove avremo due clip iniziare? dal trailer, perché secondo me è più aderente al racconto di Federico. Carmelo, prima di switchare, vorrei che tu raccontassi questo travaglio di 6 anni anche come produzione indipendente. Ho visto che avete utilizzato anche un crowdfunding. Per un lavoro che comunque ha richiesto un grande sforzo sia economico che soprattutto Sì. di realizzazione e di produzione. Tu ti sei intestato questo onere di produrlo.
Beh, sì, praticamente è durato 6 anni perché subito dopo il nostro primo film nel 2017 Federico, diciamo, ha scritto la sceneggiatura. Ce l'avevamo lì. Non immaginavamo che potesse costare così tanto, che potesse costare tanta fatica soprattutto, però ci siamo intestati e diciamo che dopo 6 anni, con soli i nostri sforzi, perché sì, abbiamo fatto un crowdfunding che purtroppo però non è ben riuscito, abbiamo raccolto veramente poco, con qualche patrocinio, diciamo, di qualche comune, fra cui San Filippo del Mela e Montalbano e Licona in prima linea. Siamo riusciti alla fine a portare avanti il film, ma la maggior parte, diciamo, del budget lo abbiamo messo noi come 23ª strada, appunto, lavorando e mettendo da parte il budget da dedicare al film. Poi tanti anni di ricerche per le divise, ricerche storiche, ricerche sui mezzi, sui luoghi, un sacco, va. Ma Diciamo, questi anni sono serviti a questo. sono assolutamente consapevole. Vai, Ci Federico. poteva volere un po' di meno perché magari molto è stato il tempo perso per la burocrazia, perché Mi veramente rendo conto. ci sono cose che sono veramente. Cioè, io avevo 24 anni, 25 anni quando ho scritto il film, ora ne faccio 31, quindi immaginatevi cosa vuol dire. È bella Esatto. E questo è un po' Sì. una cosa che raccontiamo sempre, quella tenacia, quella caparbietà, Assolutamente. quella forza di volontà che non deve mancare, soprattutto in una fase iniziale di una carriera così complicata dove non è semplice trovare qualcuno che crede in te e che ti mette in mano un sacco di soldi, perché poi servono veramente Esatto. tanti per poter realizzare un lavoro di questo tipo. Speriamo che da ora in poi, non dico che sei in discesa, ma almeno in pianura, dico, Ma noi ve lo dopo questo primo auguriamo. film. Sorrido perché ho a che fare ogni giorno con quello che state raccontando e Queste quindi dinamiche. so quante difficoltà, ma soprattutto quello che mi sento di dire è avere veramente capa dura e andare avanti senza mai scoraggiarsi, soprattutto perché avete realizzato un lavoro davvero Ma lo posso importante. vedere Ma questo trailer, certo. per favore? Ok, io così come tutti i nostri ascoltatori di Radio In, che possono andare immediatamente sulla pagina Facebook della radio, se non potete farlo adesso, la diretta rimarrà lì anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, potrete vederlo in qualunque momento. Nel frattempo, spazio alla musica con i Bananarama. Ed ecco qui, vediamo insieme il trailer, dai. Credo sia superfluo e totalmente inutile dire che se non vi raccontate quello che è successo sul camion, nessuno tornerà a destinazione vivo, chiaro? Ein, zwei, drei! Sei decisa a lasciarlo quel morto di fame? Benito, buongiorno. Buongiorno, Margherita. Potresti anche essere più delicato. Sono sempre una carusazzita io. Ma tu lo sai che i soldati in guerra sono come gli animali? Ti manca Sofì? Io zitto sono. Come può mancarmi un'altra ragazza? Ma mio fratello è vivo ancora. Dov'è mio fratello? Non lo so, Nicola. Avevo i miei bei figli e usavo Dio un sonno e scampolo. E che novità ci sono? Cose gravi? Sono stati catturati dai tedeschi. Ma in prigione non ci sono mai arrivati. La cosa brutta che gli cercano i tedeschi. E si trovano. E si trovano. I sent my steps today. Gesù Isaro. Ma questo mi sparo a testa. E viremo se hai padre. Ma ti ammazzo perché io non sogno con Mattia. Benito sconcerà Margherita e Don Vito salta per a passare. Cosa sta pistola è Amunini? Ai dipinti, Don Benito, è un signore mio e compagno. Io ti ho voluto bene sempre. Sì, tu che non mi hai voluto mai aprire il tuo cuore. La ragazza si chiama Sophie, è un'ebrea francese di 23 anni. Ma per forza con noi la dobbiamo portare, se la lasciamo qua. Osaro, ma che cazzo dici? Non mi sento tranquillo, lo vuoi capire? L'unico sangue che vedo è quando mi pungo col lago, non ammazzo le persone. See my bones.
cosa, ma ho capito non siamo con questa mappa, che ho giuro che parate non si capisce niente. Tanto io non è contenta Carriola, non volevo essere a Firenze. Eccoci tornati, eccoci tornati in diretta. Sì, sì, questa Venus che ci ha accompagnati qui in radio, mentre in realtà in streaming su Facebook abbiamo visto più che un trailer, è una presentazione un po' più ricca, no? Perché ti permette di entrare nel cuore del film. Rivediamo anche i nostri qui. Federico e Carmelo, ragazzi. Ma intanto complimenti anche per il trailer, ragazzi, montato bene con anche le scelte grafiche che accompagnano il tutto. Lavorone. Grazie. Grazie. Cura, c'è tanta cura e questo mi piace molto sottolinearlo. E poi i contenuti, un film che racconta la follia della guerra, ma anche la forza dell'amore e della passione. Leggo testualmente dal comunicato che mi ha mandato Nadia. È veramente un cast anche ben selezionato, ben scelto. Questo ovviamente Federico mi consente anche poi di... fra qualche minuto di far vedere il backstage, che poi quello che mi appassiona di più, il dietro le quinte di un'opera filmica. Ecco, raccontaci un po' questo coinvolgimento corale sia della popolazione ma anche e soprattutto di attori in erba e professionisti. Allora, nel mio cinema, diciamo già il secondo film, spesso mi viene criticato anche magari dal trailer che la recitazione sembra un po' teatrale, ma in realtà io la scelgo così perché intanto il modo di parlare delle persone che abbiamo coinvolto è quello, cioè loro non stanno recitando, molti sono proprio in quel modo, e quindi questa è la cosa bella, perché tu porti la verità nella pellicola, diciamo tra virgolette. E il cast, appunto, tra professionisti e attori, appunto, che appena hanno iniziato da pochissimo la prima esperienza, si amalgama in questa maniera, perché c'è l'attore magari professionista, come può essere un Rubén Amalfa o un Rosario Popolo, che spinge l'attore magari non professionista, che è come può essere un Antonino De Gaetano, che ha la sua primissima esperienza. E questa cosa qui... funziona perché anche l'attore non protagonista riesce, non professionista, riesce a far uscire fuori quelle emozioni che magari solitamente non avrebbe il coraggio di far uscire. E poi a me piace, perché noi facciamo questo cinema un po' artigianale, perché purtroppo non abbiamo tutto questo budget, e quindi ci sta, cioè per me è il mio cinema, poi può piacere o meno, ecco. Ma e ora quali saranno i prossimi passi? Ne avete mossi 2000, qual è il Carmelo, il 2001 la distribuzione, di passo? No? Beh, adesso ci stiamo concentrando soprattutto sulla prima, che sarà Pace del Mela il 21 di gennaio. Siete tutti invitati, ovviamente. Grazie. Quindi potete venire. Grazie, cari. E niente, dopodiché vedremo di portarlo in qualche altro teatro, e dopodiché al cinema. Speriamo, stiamo prendendo degli accordi con alcune distribuzioni delle quali ancora non posso dire nulla, però speriamo in una distribuzione siciliana ma anche nazionale, perché noi internazionale comunque Malamuri è arrivato fino in Canada, questo qui speriamo che faccia ancora più strada. Ce lo auguriamo davvero. Anche perché diciamo tecnicamente è a un livello nettamente superiore. Sempre, secondo me. Sempre se piace. Sempre se piace. Se piace, ovviamente. abbiamo promesso prima di farvi vedere anche delle immagini legate al backstage. Allora, come sempre, ci concediamo spazio per la musica. Per chi ascolta la radio, arrivano le note di Jennifer Page con questa Crush che ci riporta alla fine degli anni 90, mentre noi possiamo guardare insieme la pagina Facebook di Radio In. Ed è qui che ci prepariamo a guardarle queste immagini di backstage. Vediamo cosa c'è dietro questi 2000 passi. Ragazzi, ci sentite? Sì.
riuscite a vedere anche le immagini? Sì. Ok, così potete anche un po' guidarci. Sì. Ok. Dai, chi ci racconta questo backstage? Qui dove siamo? Allora, qui a Parco Jalari, che ci ha ospitato. Questo invece qui è tutto quanto... Sì. I nostri tutto set. Da noi. I vostri reparti, guarda, no? La sartoria, la falegnameria, set. È bellissimo. Esatto. Questi sono i vicoli dei paesi dove abbiamo un po' fatto le riprese. Qui è Montalbano, qui... Montalbano nel bosco. Sì, Simona Dragotto che trucca la nostra attrice principale. Sì, la nostra officina. La protagonista siciliana. Quanto e mi qui fanno tutto impazzire costruito queste immagini. È bellissimo. No, quello che vedete qui è tutto quanto costruito da zero, bravi. Non gli esterni, ma gli interni. Certo. Gli interni, neanche i muri sono veri, per dire. Tutto no, voglio dire, da... Eliana, lo abbiamo detto tante volte, un film in costume e rievocare determinati momenti storici richiede veramente tanta cura. Ho visto i nostri che... effetti speciali potete vedere. Non c'è trucco, non c'è finzione, come diceva qualcuno. Ma che bravi, è bello anche questo incontro generazionale tra attori navigati di teatro e giovani leve. Questo è un camera car un po' improvvisato, no ragazzi? Sì. Tutto... Vabbè, un backstage, infatti. Tutto molto bellissimo, è bellissimo. Quanta forza che dà questa cosa, perché avere budget illimitati e avere gli strumenti perfetti per realizzare un determinato tipo di movimenti di camera, tra virgolette, è facile. Riuscire con coraggio, anche creatività inventiva, ad ottenere un effetto quasi uguale, però con uno sforzo molto più grande, non ci... Ci dice soltanto che vi dobbiamo fare un sacco di complimenti. Ma sì, ma poi è bello anche il clima, questo è fondamentale. Quando c'è un regista che sa veramente tenere un cast, un produttore come Carmelo, che sicuramente sarà stato sempre presente a seguire ogni fase, ogni scena del piano di lavorazione. Tranne il primo periodo, perché purtroppo ero in quarantena per il Covid, le prime certo. Due settimane. Ma grande poi, classico di questi poi, anni. Sì. Dobbiamo tornare alla radio, dobbiamo tornare alla radio perché è finita la canzone. Abbiamo visto delle immagini che ci hanno dimostrato ancora di più quanto lavoro c'è dietro 2000 passi. Ricordiamo che ci sarà questa prima fra pochissimi giorni e dopodiché ci risentiremo appena ci potrete dire dove potremo andarla a vedere al cinema. Rimaniamo così? Vi possiamo strappare questa promessa? Io vi chiedo di venire anche al teatro adesso alla prima, perché attualmente di cinema non abbiamo grandi notizie e quindi di conseguenza anche per un po' respirare un attimino, Carusi, perché... Senti, hai ragione. Eliana, prima che li congediamo fammi ricordare un attimo un piccolo profilo di Federico. Intanto diceva la sua seconda opera, la prima possiamo è fare Malamuri. Pure dopo la pubblicità. Assolutamente. Facciamo come dopo vuoi. La pubblicità? Come se loro vogliono potete rimanere. Potete rimanere con noi qualche altro istante? Quanto volete. Ok. Che bello. Allora abbiamo i consigli di Radio Ine e poi torniamo ancora insieme a Federico Maio e Carmelo Cambria. I consigli di Radio Ine. Per chi ancora non lo sa, la 12ª nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12ª nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Guarda che meraviglia! Senti che spettacolo! È arrivata Sky Glass, molto più di una TV, perfetta fino all'ultimo pixel, con 1 miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass 43 pollici a 11,90 € al mese, anticipo di 25 euro anziché di 125 euro, solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in via Sciuti 68, domenica aperti. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverai incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via Generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo, se non vuoi perderti le ultime promozioni, seguici sui social.
Brava, l'immobiliare che mancava. Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Radio In. La voce della tua città. Eccoci tornati, ritroviamo adesso i nostri contatti. Vediamo, abbiamo bisogno di Carmelo e Federico per poter tornare a parlare con loro, che non li vediamo. Ok. Siamo qui. Eccoci. Eccoli. Qua, ecco che ci siamo ritrovati tutti quanti. Ecco. Dicevamo, forse avete le camere spente? No, io no. No, io accesa anche. Saranno sfuggiti da qualche parte, adesso vi ripeschiamo. Nel frattempo tu, Ivan, ci volevi fare fare un piccolo viaggio nel sì, perché curriculum. No, infatti è giusto mangiare, doveroso. Anzi, strano un po' che non l'abbiamo fatto prima su questa storia dei registi. Dovete sapere, c'è gente che ha passioni fetish per Ivan ce li ha per i registi. Ha una passione. Però lui quando sente la parola regista penso che è un mestiere veramente complicato, difficile, ci vuole tanto studio, tanta esercitazione, tante notti insonni, no? Federico, e mi piace molto quando ho ricevuto appunto la scheda del regista. Lui è un figlio d'arte, perché comunque è nato a Barcellona Pozzo di Gotto, è figlio di artisti, la mamma è attrice, il padre è musicista, quindi in una casa dove veramente l'arte e la musica hanno il sopravvento, ma soprattutto ti sei molto appassionato anche di fotografia, che poi si è trasformata in videografia. Ecco, mi è piaciuto anche questo termine che hai utilizzato. E quindi il contesto sicuramente ha influito nella tua formazione, Federico. Sì, anche se contrariamente a quello che si pensa non ho avuto spinta da parte della famiglia, perché ovviamente essendo una famiglia normale, anche se sono artisti, tutti pensano sempre che ti devi cercare un lavoro più... Poi ovviamente quando hanno visto Malamuri, cioè nel senso tutto il discorso che c'è stato anche dietro a Malamuri, hanno capito che forse, non ti dico che uno deve arrivare tipo alle stelle, però quantomeno si può... C'è un talento. Portare avanti, e quindi di conseguenza... Chi l'ha detto una cosa... che non si possa arrivare alle stelle? Magari capiterà anche quello. Ma scherzi. Beh, io ho appena visto al cinema... The Fabelmans, cioè, quella è una storia veramente che si può modulare su tanti giovanissimi talenti, è un po' l'autobiografia di Spielberg, e lui era veramente un ragazzino che viveva in contesti complicati. E poi vi hai visto che cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Torniamo anche in radio. Abbiamo ascoltato Anger Never Dies, anche questa colonna sonora di altri film, ma noi siamo concentrati quest'oggi soltanto su 2000 passi, attendiamo questa prima ufficiale che si terrà il giorno 21. Sì. C'è un qualcosa da dover fare per poter partecipare alla prima, così facciamo questo invito e non so se c'è da registrarsi da qualche parte o ci si può presentare direttamente. No, potete acquistare tranquillamente i biglietti online sul nostro sito nella sezione eventi per i giorni 22, 23 e 24. Qual è il gli orari sito? Sono www.ventitresimastrada.com, che è la casa di semplice polizia. Semplice. Sì, esatto, scritto tutto a lettere, ovviamente con due. Solo una curiosità, Carmelo, perché 23esima strada? Guarda, io lo so, però lascio rispondere a Federico, perché praticamente lo dice sempre lui. Diciamo, è la strada dell'arte, però Federico, dillo tu che lo dici molto meglio di me. Dai. Allora, 23esima strada, è, ognuno di noi ha un giorno di nascita, ovviamente. Io sono nato il 23 gennaio
Quindi la mia strada è quella lì, nel senso quella del 23 gennaio, come se comunque le energie di quella data mi portassero a questa cosa. Quindi se ognuno seguisse la sua strada, sarebbe sulla strada giusta. Riassumendo è questo. Bello, mi piace. In poche parole, noi abbiamo messo nel nome strada proprio perché ognuno di noi ha una strada e il giusto è percorrerla senza prendere deviazioni. Se tu percorri quella strada, arrivi sicuramente a ciò che nella vita davvero vuoi. Questo qui è... E io che pensavo fosse un po' come la Fifth Avenue, lì il significato è molto più profondo e mi piace di più, ovviamente. Ci sarà qualcuno che sarà nato nella Fifth Avenue che dovrà seguire quella strada, ma non siamo né io né te e probabilmente neanche Carmelo né Federico, sono però altri. Glielo auguriamo di, ci sarà anche lì. Di aprire la sede della 23esima strada nella Fifth Avenue, perché no? Dai. Non lo so, ci volete andare in America? Un buon auspicio. Un distaccamento sì, ma la sede è sempre in Sicilia. La succursale. In realtà abbiamo questa mission di fare il cinema in Sicilia, quindi rimanere in Sicilia e, fra virgolette, dimostrare, perché comunque è fattibilissimo, che anche rimanendo nella propria terra si può fare qualcosa. È una cosa difficile come il cinema, che comunque qui in Sicilia non è molto presente, non è molto presente, perché diciamo qualcosa c'è ma non è presente, non è Roma, per dire, non è il diciamo Lazio. Diciamo vengono da fuori e fanno da fuori, ma da dentro sì, si fa, però sempre come noi, va, senza fondi, senza niente. Dai, qualcosa sta cambiando però. È vero, Eliana. È vero, c'è grande movimento, grande fermento, lo diciamo, lo raccontiamo, lo ripetiamo di puntata in puntata. E quindi ragazzi, intanto facciamo il tifo per 2000 passi e poi... Appuntamento a Pace del Mela il 21 di gennaio, fra pochi giorni, il 23 sarà il tuo compleanno, auguri a 23esima strada, la casa di produzione di 2000 passi e bravi ragazzi, complimenti davvero. Veramente, tanto. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Dedicarvi appunto questa vetrina, questo spazio giusto e importante. Grazie ancora Carmelo Cambria e Federico Maio. Noi adesso dobbiamo grazie a voi. Grazie ragazzi, ciao. Noi adesso dobbiamo passare la linea alla redazione, le news e poi torniamo insieme altri ospiti un'altra ora di Open Day Cinema su Radio In. Radio In, Radio In, News, News, Radio In, News, News. Buongiorno dalla redazione. È sbarcato ieri sera con un volo militare all'aeroporto di Pescara il boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo l'arresto avvenuto a Palermo. L'ipotesi più accreditata è che il boss venga detenuto nel carcere dell'Aquila.